Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale di video ricette. Quest'oggi prepareremo un calzone, prosciutto e formaggio. L'occorrente sarà del formaggio, noi utilizziamo di solito la provola, e del prosciutto cotto. A questo punto andiamo a stendere la nostra pasta della pizza. Per vedere, se volete vedere come noi prepariamo la pasta della pizza, potete vederlo in questo video qui. Per questa pasta abbiamo utilizzato una farina di frumento tipo 2, che come sapete è un gradino sotto quella integrale, ma che ha un elevato potere lievitante, circa un W310. Per rendere la pasta ancora più sottile per il nostro calzone, ci aiutiamo con il mattarello. Ora non ci resta altro che farci il nostro calzone con il pomodoro, dopodiché metteremo prosciutto e formaggio. A questo punto chiuderemo il nostro calzone, avendo cura di chiudere bene tutti i bordi, e spennelleremo l'esterno con il pomodoro. Nel frattempo andremo a riscaldare il forno. Noi solitamente cuciniamo la nostra pizza su una pietra refrattaria appoggiata sul fondo del forno e riscalderemo il forno alla temperatura massima. Una volta che si sarà spenta la spia, quindi il forno avrà raggiunto la temperatura, lasciamo riscaldare la pietra dai 30 ai 40 minuti in maniera tale che la pietra abbia raggiunto la temperatura massima. Non ci resta altro che infornare. Solitamente il tempo di cottura è intorno ai 10 minuti ed ecco qua il risultato finale. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale per vedere tante altre video ricette in meno di 3 minuti. Grazie a tutti per la visione da Max e Cocco.